siamo giunti al completamento del nostro percorso in compagnia della profezia di Celestino e poi dei suoi sequel. Stiamo osservando le ultime tre illuminazioni negli ultimi 3 giorni. Oggi siamo alla dodicesima illuminazione, numero simbolicamente potente, compimento di questo percorso voluto, compimento con il numero 12 da parte di James Redfield, che pubblica quest'ultimo romanzo, appunto, romanzo iniziatico, come abbiamo detto, romanzo di formazione spirituale nel 2011. E il 2011, per chi non soltanto la mia età, ma se lo ricorda, era l'anno precedente, il 2012. Quindi la dodicesima illuminazione tratta del 2012. Che cosa si diceva nel 2012? Si legava a quell'anno, in particolare un significativo numero, una data molto significativa, ovvero 21-12-2012, ovvero 21-12-12, a una profezia di fine del mondo dei Maya. Si fece un gran dibattere, si pubblicarono tantissimi libri, poi la fine del mondo non avvenne, ma non è mica detto che non sia avvenuto. Perché se osserviamo le cose dal 2013 in poi, basta osservare quello che è successo in Italia. Vi rimando storicamente a quegli eventi, a partire da quella strana elezione papale che ha significato un cambiamento comunque estremamente rilevante nel percorso della Chiesa, per continuare con la rottura che avvenne politicamente attraverso la vittoria, per esempio, dei 5 Stelle, e poi con tutto quello che ne è conseguito. Da quel momento qualcosa è successo, poi è degenerato. Da quel momento effettivamente, anche se già l'ordine era stato ampiamente messo in discussione, cioè i segnali di questa trasformazione radicale, non necessariamente, ahinoi, in senso positivo, c'erano già stati a partire sicuramente dall'11 settembre 2001, ecco che comunque quel 21-12-12 o quel in generale 2012, qualcosa di importante a livello planetario ha segnato, una trasformazione che probabilmente si vedrà come effetto, come compimento soltanto, io spero, non tra secoli, ma comunque sicuramente tra anni, ecco, io spero tra anni, cioè vorrei essere ancora qui per vedere questa trasformazione, anche perché tutta quella massa di negatività che è succeduta, soprattutto che si è accavallata e accumulata negli ultimi 10 anni, è qualcosa che apparentemente sembra compiere le visioni più apocalittiche, ma dall'altra, seguendo anche il percorso della profezia di Celestino, quella luce della trasformazione planetaria, ci mostra, come ho già detto, le resistenze disperate del vecchio paradigma. La forza della trasformazione, la forza dell'evoluzione è una forza, permettetemi di essere manicheo oggi, del bene. La forza spirituale è la forza del bene e non può che vincere, naturalmente. Non può che vincere. Si aggiunga poi dal punto di vista numerologico che io compio gli anni il 12-12, quindi il 12-12-12 compì 41 anni. E devo dire che anche per quanto mi riguarda, il 2012 è stata la fine di un'epoca. Dal 2013, con una crisi radicale che ho vissuto e che ho già avuto modo di raccontare, la mia vita, il mio mondo è completamente cambiato. E da quella crisi ho scoperto definitivamente la spiritualità nel suo senso più vero per quanto mi riguarda. È stato un percorso che senza quella trasformazione, senza quella fine del mondo, non avrebbe potuto mai sorgere. Ed è esattamente il centro della narrazione della dodicesima illuminazione, che viene sottotitolata in italiano con L'ora del risveglio, ma che in originale ha come sottotitolo The Hour of Decision, l'ora della decisione. È un'ora in cui effettivamente, è un momento in cui effettivamente, legato al 2012, legato ancora alla profezia che doveva arrivare, doveva compiersi, ci pone di fronte a una scelta, alla decisione, e ci pone di fronte a una criticità, anzi a una crisi,
a un momento finale che ci spinge, che ci pone la necessità di una decisione, di una scelta, la scelta o meno del risveglio. È proprio la scelta del risveglio, io sottotitolerei la dodicesima illuminazione. Eccola qua, l'ora del risveglio, sempre edito da Corbaccio. Vi elenco i punti essenziali di questa dodicesima illuminazione e poi vi illustro, ma questa volta non c'è molto di altro da parte mia da aggiungere, molto altro da aggiungere rispetto al significato di compimento, il significato davvero finale di questa dodicesima illuminazione, che altro non è che la spinta alla trasformazione finale dell'umanità, la scelta del risveglio, appunto, risvegliarci a tutte le precedenti illuminazioni e finalmente aprire gli occhi sul bene dell'umanità, sul bene futuro dell'umanità, non sul bene e sul male. Quando Adamo ed Eva aprirono gli occhi sul bene e sul male, aprirono gli occhi sul male. Ora gli occhi sul male li abbiamo tutti. Abbiamo visto tutti il male. Siamo stanchi di questo maledetto male. È ora di aprire gli occhi sul bene. Questo è anche un impegno, non millenaristico, ma legato alla nostra esistenza. Affermiamo il bene. Diventiamo bene. Osserviamo il bene, guardiamo il bene, viviamo il bene. Potrei concluderla così, ma vi elenco informativamente i punti essenziali di questa dodicesima illuminazione. Primo punto, fiducia divina. L'elemento fondamentale di questa illuminazione è l'acquisizione della fiducia divina. Questo concetto suggerisce un trasferimento della fiducia dalle sole nostre capacità personali a una maggiore fiducia nell'ordine e nella guida divina. Secondo punto, percorso verso l'autoconoscenza. La dodicesima illuminazione ci incoraggia a procedere nel viaggio verso l'autoconoscenza. Qui l'autoconoscenza non è limitata alla comprensione psicologica o emotiva di sé, ma include anche la dimensione spirituale. 3. Esperienza del divino. Un aspetto cruciale di questa illuminazione è l'esperienza dei momenti in cui un senso più ampio del divino inizia davvero a dimorare dentro di noi. Quarto punto, presenza di Dio. La percezione che quella esperienza è una presenza, una vera, reale presenza, la presenza spirituale. E da questa presenza di Dio, il quinto punto, trasformazione interiore. L'esperienza di questa illuminazione porta a una trasformazione definitiva interiore. Con la presenza divina che diventa parte integrata della nostra esperienza quotidiana, possiamo davvero iniziare a vedere il mondo e a interagire con il mondo in modo nuovo. Aprire gli occhi sul bene. Avete sentito? Aprire gli occhi sul bene non è possibile se non si aprono prima gli occhi su Dio. Questo è il messaggio per me finale della profezia di Celestino. Aprire gli occhi su Dio per aprire gli occhi sul nuovo mondo.